Amici di Moto.it, siamo venuti a Mandello, nello stabilimento della Moto Guzzi, per iniziare il test su strada della V7 Stornello, un nome mitico che praticamente ci riporta indietro al 1967, quando fu presentata la Stornello Scrambler America. Questa Moto Guzzi appare decisamente ben fatta, tutti i particolari sono stati costruiti con materiali pregiati e sono assemblati in maniera davvero inappuntabile, tanto alluminio, come si può vedere dalle varie paratie, la tabella porta numero, anche il piccolo cupolino e entrambi i parafanghi sono in questo materiale. Le pedane sono specifiche per un utilizzo anche con una scarpa o uno stivale fuoristradistico. Lo scarico è specifico, è un aro omologato per utilizzo stradale, come specifica è anche la colorazione del telaio in rosso, che viene ripreso anche dalla striscia con la scritta Moto Guzzi sul serbatoio. Semplice, ben leggibile, la strumentazione non particolarmente ricca, ma bisogna dire che è anche in linea con quello che è lo spirito della moto, una moto semplice, ben fatta, ben costruita. Per cui abbiamo due indicatori analogici e poi abbiamo due piccoli display per i contachilometri parziale e totale e per l'indicatore della temperatura dell'aria e l'orario, un classico orologio. Qui abbiamo le due spie, ABS e controllo di trazione. Sì, perché questa V7, come tutte le ultime V7 della seconda serie, è dotata di controllo di trazione e ABS. Ma adesso andiamo a vedere come va. Ed eccoci finalmente in sella alla Guzzi V7 Stornello. Siamo partiti direttamente dallo stabilimento Moto Guzzi a Mandello dell'Ario. Le prime sensazioni non possono che essere positive, per la leggerezza e la facilità di guida di questa moto, che si fa amare sin da subito. Ecco che abbandoniamo il lago e iniziamo a salire verso la montagna. L'agilità della V7 anche in questa versione è davvero eccezionale. Una ciclistica sana, facile, poco impegnativa. E poi si può sempre contare su un ABS dalle ottime caratteristiche, un controllo di trazione che fa sempre comodo. Anche se la potenza è relativa, fondi sdrucciolevoli o bagnati sono sempre insidiosi, per cui ben venga un controllo di trazione. Anche mantenendo un ritmo di guida così brillante, bisogna dire che il pneumatico tassellato di serie non è niente male, si comporta bene. Però il rumore più che da stornello è quello di un gufo, è bello cupo, l'aspirazione, il rumore d'aspirazione è notevole. Proprio piacevole, anche il rumore di scarico è bello aggressivo. Si guida davvero bene. Le sospensioni sono belle sostenute, l'assetto è abbastanza rigido a dispetto delle caratteristiche estetiche da scrambler. Però la sella comoda compensa questa rigidità d'assetto. Assetto che però consente una bella guida. Qui nel visto, anche su strade abbastanza rovinate, si comporta bene. Il pneumatico tassellato Golden Tire di serie, che ricordiamo è stato scelto soprattutto per i codici di velocità. Non c'erano pneumatici tassellati con codici di velocità adatti a questa moto. E comunque si comportano davvero bene. Spettacolare anche il panorama da questa strada.
ottime le caratteristiche del motore, che permette di riprendere senza incertezze anche quando si hanno delle marce piuttosto lunghe in uscita da curve strette. Qui siamo in salita e sinceramente non c'è bisogno di più cavalli o più coppia. La V7 Stornello danza tra le curve, facile, divertente, davvero piacevole. Sella bassa, pedane comode, ampio manubrio. Qui si può stare in sella una giornata intera senza problemi. Anche perché l'autonomia è davvero notevole, i consumi sono bassissimi, questo bicilindrico è poco assetato. Si viaggia tranquillamente sopra i 20 km litro. E quando gli asfalti iniziano ad essere rovinati, la V7 Stornello si sente a casa sua. Ghiaia, brecciolino, buche, e non venitemi a dire che il controllo di trazione non è utile, è sempre utile, così come l'ABS, anche se poi le caratteristiche di questo motore, che è davvero fluido e un po' di accortezza, non fanno sì che il controllo di trazione non intervenga, però basta un po' di ghiaia dietro una curva, magari in una zona d'ombra, e vedrete che il controllo di trazione torna, fa il suo dovere e torna utile.